La formula si ispira all'omonimo premio letterario ideato alla metà degli anni 60 dal direttore dell'ente provinciale del turismo di Asti, Francesco Argirò. Una giuria di scrittori, di cui facevano parte tra gli altri Franco Antonicelli e Alberto Bevilacqua, presieduta da Leonida Repaci, assegnò per alcuni anni un premio di 2 milioni di lire all'opera di narrativa giudicata la più valida tra quelle già candidate con probabilità di successo ai diversi premi letterari e non premiata nella scelta finale. Vincitore dell'ultima edizione, anno 1968, fu Anna Banti per Noi credevamo. Il premio, travolto dalle contestazioni del 68, fu sospeso dopo l'edizione di quell'anno. Ma in città aveva lasciato un segno profondo in alcuni giovani lettori di allora, divenuti col tempo professionisti affermati, senza dimenticare l'amore per la lettura. La suggestione a riprendere l'iniziativa si deve soprattutto a uno di essi, Paolo Conte, che da tempo ha abbandonato la toga di avvocato per il pianoforte dello chansonnier. Rispetto alla formula originale c'è una sostanziale novità. Per sottolineare in modo autorevole e ironico l'analogia del premio con un iter processuale, la giuria tecnica non è composta da critici, ma da uomini di legge. Il premio si avvale della preziosa consulenza di Alberto Sinigaglia. Possono concorrere al premio i libri di narrativa di autore di lingua italiana che nell'anno si siano classificati al secondo e al terzo posto, anche in assenza di graduatoria pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla giuria del premio, nelle classifiche dei maggiori premi letterari nazionali, individuati dal direttivo dell'associazione. L'autore o gli autori devono essere viventi alla data di edizione dell'opera in Italia. I premi vengono scelti annualmente dal direttivo dell'associazione Premio Letterario Asti d'Appello. Il premio viene assegnato annualmente sulla base di una doppia votazione, quella della giuria popolare e quella della giuria togata. I vincitori dell'edizione 2009 del Premio Asti d'Appello sono ex aequo Dunja Bartnevich con L'isola nuda, Bollati Boringhieri ed Elena Löwenthal con Conta le stelle, se puoi, e Einaudi. La giuria popolare è composta dai membri dell'Associazione Premio Letterario Asti d'Appello. Si riunisce almeno 15 giorni prima della data prevista per la premiazione. Ciascun membro esprime una sola preferenza tra i romanzi candidati. Le schede vengono raccolte dal notaio del premio, che non rende pubblico il risultato. La giuria togata è composta da almeno tre magistrati e avvocati, scelti annualmente dal direttivo dell'associazione. Si riunisce in seduta solenne in occasione della cerimonia di premiazione, l'ultima domenica di novembre. Ciascun giudice esprime un solo voto di preferenza, che è ponderato, ovvero in un rapporto matematico che dipende dal numero di giuristi presenti e dal voto dei giurati popolari e giovani. Al voto della giuria tecnica si sommano i voti per il libro che ha totalizzato il maggior numero di preferenze dalla giuria popolare e dalla giuria giovane. Risulta vincitore il volume che totalizza il maggior numero di voti. Antonio Pennacchi con Canale Mussolini, Mondadori, ha vinto l'edizione 2010 del premio Asti d'Appello.
Dal 2011 è stata attivata una speciale sezione chiamata Asti d'Appello Junior. Il premio si rivolge agli allievi delle classi quinte delle scuole elementari pubbliche della provincia di Asti. Ogni istituto seleziona al proprio interno una classe o una selezione a più classi, non eccedente il numero massimo di 30 allievi, che vanno a comporre la giuria incaricata di aggiudicare il premio. È un insegnante referente, comunicando alla biblioteca Astense l'adesione e nominativo del referente. Tra tutte le classi che avranno partecipato alla votazione, sarà estratto a sorte un premio in acquisto libri durante la cerimonia finale al Teatro Alfieri, cui seguirà uno spettacolo riservato a tutti gli studenti partecipanti. Data dall'edizione 2011, l'iniziativa di arricchire la manifestazione, assegnando fuori concorso e a giudizio del direttivo dell'associazione, un riconoscimento a un esponente di particolare prestigio nel mondo delle patrie lettere, romanziere, poeta, saggista o giornalista. Il primo maestro del premio è stato Ferdinando Camon, che ha tenuto un appassionato intervento su letteratura e politica. Dopo un invito rivolto a tutte le scuole superiori di Asti e provincia, hanno confermato la loro partecipazione 5 istituti cittadini presenti fin dall'edizione 2010, la prima che vide la presenza della giuria giovane. I licei classico e scientifico, l'Istituto Monti, l'Istituto d'Arte, l'Istituto Tecnico Giobert e 2 scuole superiori del territorio, l'Ipsia Adriano di Castelnuovo Don Bosco e l'Istituto Pellati di Nizza Monferrato. Federica Manzon, per Di fama e di sventura, si è aggiudicata l'edizione 2011 del premio Asti d'Appello. Maestro del premio 2012 è stata la poetessa Maria Luisa Spaziani, più volte candidata al Nobel e musa ispiratrice di Eugenio Montale. Per aver diritto al premio, lo scrittore deve essere presente alla votazione solenne. La giuria giovane risulta composta da 150 allievi che frequentano dalla classe prima alla classe quarta. Le quinte sono escluse perché la manifestazione si conclude al di là del termine dell'anno scolastico. Fanno inoltre parte della giuria giovane i 7 insegnanti referenti e gli studenti della scuola interna alla casa circondariale di Quarto d'Asti. Thank you.
Francesca Melandri si aggiudica il premio Asti d'Appello 2012 con il libro Più in alto del mare, Rizzoli. È Lidia Ravera, la vincitrice dell'edizione 2013 del premio Asti d'Appello, con il romanzo edito da Bompiani, Piangi pure. Michele Mari vince l'edizione 2014 con il romanzo Roderick Dadol.
Il premio Asti d'Appello 2015 va a Paola Capriolo per il romanzo Mi ricordo, edito da Giunti. Marcello Fois è il vincitore del premio Asti d'Appello 2016 con Luce Perfetta, edito da Einaudi. Con l'edizione 2017, inoltre, entra a far parte della giuria giovane anche una selezione di allievi della Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino. Si tratta di giovani ufficiali, già laureati, che stanno frequentando la scuola per conseguire la laurea in Scienze Strategiche. Il premio Asti d'Appello 2017 è andato a Il bambino nella neve di Vlodek Goldkorn, edito da Feltrinelli.
Il premio Asti d'Appello 2018 è stato vinto da Resto qui, di Marco Balzano, edito da Einaudi.